Altra settimana sportivamente pazzesca, insomma, oggi ricordiamolo, il primo grande evento del Palasport Italia-Cechia di basket femminile, ma da domani tutti alla sciorba per il 50° trofeo Nico Sapio, celebra un compleanno speciale, questa straordinaria manifestazione natatoria che avrà in Alberto Razzetti, il campione di casa, l'elemento di spicco. Alberto, una grande stella sportiva che a Parigi nelle recenti Olimpiadi ha vissuto ben tre finali in tre specialità diverse, grande campione, al suo fianco ci saranno tutti i migliori nuotatori italiani e di livello internazionale. Stelle nello Sport sarà presente al fianco del Nico Sapio, di MySport, del Genova Nuoto. Avremo anche un ospite d'onore domani alla sciorba, quel Cesare Gabbia, canottiere genovese che ha vissuto una straordinaria avventura a bordo di Luna Rossa. Cesare Gabbia è stato uno dei cyclor della barca italiana che ha lottato fino alla fine nella Louis Vuitton Cup, nell'edizione di Coppa America. Sarà premiato, celebrato con un Oscar speciale di Stelle nello Sport domani pomeriggio nella prima giornata del Nico Sapio. Sapio che ricordiamo vivrà tre giornate, venerdì, sabato e domenica alla Sciorba, venerdì e sabato le grandi gare dei grandi campioni con le finali nelle fasce pomeridiane e poi domenica la grande festa del nuoto giovanile con tutte le categorie del nuoto giovanile con migliaia e migliaia di nuotatori in arrivo da tutta Italia. Poi però la nostra settimana non finisce, anzi aumenta ulteriormente i propri giri perché da mercoledì prossimo inizia il Festival Orientamenti, ritorna ai magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova, la grande rassegna promossa da Regione Liguria con il patrocinio dell'Unione Europea e ovviamente di tutte le istituzioni legate al mondo della scuola, della formazione, dell'istruzione. Avremo tre speciali dreamer, tre grandi stelle che incontreranno gli studenti e trasmetteranno la loro passione. Abbiamo anche le grafiche, se possiamo andare a vederle, sono tre personaggi davvero iconici. Il primo è Filippo Magnini, straordinario campione del nuoto italiano, il primo ad aprire di fatto l'era del nuoto d'oro della nostra federazione. Non so se riusciamo ad andare a vedere le grafiche di orientamenti, proprio anche per fissare l'appuntamento in particolare rivolto ai docenti, agli studenti, al mondo delle scuole, ma non solo, perché gli incontri, lo ricordiamo, sono gratuiti e aperti a tutti coloro che sono interessati. Dicevo, mercoledì 13 iniziamo con Filippo Magnini alle 10:30 ai magazzini del Cotone. Poi venerdì 15 un doppio appuntamento con altri due grandi campioni, Linda Cerruti, la nostra sincronette che è arrivata sul tetto del mondo, una delle più grandi esponenti del nuoto artistico a livello internazionale, incontro con lei alle 10 di venerdì mattina e poi nel pomeriggio un altro personaggio straordinario, Leonardo Ghiraldini, uno dei più grandi tallonatori del rugby italiano, uno dei grandi pilastri della nazionale italiana di rugby, oggi dirigente del movimento, tra l'altro alla stretta vigilia di quello che è il grande ritorno del rugby azzurro a Genova, per ricordiamolo, domenica 17 novembre allo stadio Luigi Ferraris si giocherà Italia-Georgia, una delle gare più importanti dei test match autunnali dell'Italia Rugby di questa stagione. Quindi una settimana davvero straordinaria, ne parleremo nella trasmissione di questa sera, 19:45. Su Primo Canale, il 63° appuntamento con il magazine di Stelle nello Sport, queste e molte altre storie, tutte da vivere insieme. Complimenti Michele, davvero tantissimi gli eventi, poi metteremo sul sito anche appunto tutte le grafiche e i riferimenti agli appuntamenti di orientamenti di cui ci hai parlato, insomma buon lavoro, c'è molto da fare, per fortuna. Grazie Michele. Grazie a voi, buona giornata sportiva e ci vediamo ad orientamenti dal 13 al 15 di novembre. Ciao.